Ciao a tutti! Oggi prepareremo le cartocciate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono acqua, lievito di birra fresco, zucchero, farina di tipo Manitoba, farina di tipo 0, strutto, sale, per il ripieno, prosciutto cotto, mozzarella, salsa di pomodoro, olive nere. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere lo strutto, la farina di tipo Manitoba, la farina di tipo 0 ed il sale ed impastare in modalità spiga per 5 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso dividerlo in panetti da 100 g ciascuno. Stendere formando un disco da 15 cm di diametro. Farcire mettendo un po' di salsa di pomodoro che abbiamo condito con olio e sale. Aggiungere del prosciutto qualche pezzetto di mozzarella e le olive. Chiudere a portafoglio. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Lasciare lievitare per un'ora coperti con un canovaccio. Trascorso il tempo, spennellare la superficie con il tuorlo d'uovo e latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti circa. Le cartocciate sono cotte, serviamole. Cartocciate, grazie e alla prossima ricetta!